Grandi emozioni per Francesca Cipriani al Grande Fratello VIP. Il suo fidanzato Alessandro entra nuovamente in casa per chiederla in sposa. Una puntata ricca di emozioni quella di lunedì 22 novembre del Grande Fratello VIP, soprattutto per Francesca Cipriani. La showgirl ha ricevuto una sorpresa bellissima, il suo fidanzato Alessandro è tornato nella casa per dichiararle il suo amore e chiedere, finalmente, la sua mano. Chiamata in confessionale da Alfonso Signorini, Francesca Cipriani, completamente ignara di tutto quello che sta per accadere, racconta i suoi trascorsi amorosi, purtroppo nient'affatto piacevoli. La showgirl, infatti, ha dovuto affrontare una relazione tormentata, dalla quale è uscita fuori dopo un periodo lunghissimo e difficile. Una persona che diceva di amarmi, non mi amava perché mi alzava le mani. Sono andata più volte in ospedale, io mi ribellavo, lui mi ricattava anche, veniva sotto casa, me lo trovavo ovunque, mi diceva che avevo bisogno d'aiuto. La mia famiglia è stata malissimo, si rendeva conto del periodo che stavo vivendo. L'ho denunciato, mi ricattava, diceva che aveva un video nostro. Dopo che una persona tocca il fondo così, può arrivare solo la felicità. Dopo tanta sofferenza, però, è arrivato Alessandro con cui finalmente è riuscita ad aprirsi nonostante il timore e la diffidenza. Conoscendolo piano piano, ho capito che era una persona buona, non violenta, ho capito che siamo due anime gemelle.